Ma Paulina, appunto, qui al Policlinico in chirurgia plastica, grazie a due professori straordinari, Adriana Cordova e Francesco Moschella, con tutta l'equipe, sono riusciti a realizzare qualcosa di meraviglioso. L'intervento era molto complicato perché la massa tumorale era profonda. E si disperava in alcuni momenti che potesse riuscire. Fino alla sera prima, addirittura eravamo con Christian Bassegat come tutor per firmare e dare l'ok per l'intervento chirurgico. Ed eravamo un po', come dire, in dubbio se farle fare l'operazione o decidere di rimandarla a casa. No, 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 assolutamente. Mamma Pauline voleva assolutamente fare l'intervento, anche se in Congo un comitato che avevamo interpellato aveva deciso di non farle fare più l'intervento, compreso il governo congolese. E invece diciamo che con coraggio siamo riusciti a prendere la decisione giusta, a metterci nelle mani di Dio, nelle mani dei medici che hanno fatto un lavoro straordinario, oltre 20 ore di intervento chirurgico, e lei oggi è felice perché ha risolto un problema immenso, potrà ritornare a sorridere, a vivere e a passeggiare nella sua foresta equatoriale, nei luoghi primitivi della terra da dove lei arriva. Quindi la prima cosa era assicurare che potesse mangiare, potesse nutrirsi e che potesse respirare. E quindi il primo intervento è stato fatto dal chirurgo generale che ha messo l'intervento, ha avuto una fase di demolizione drammatica che abbiamo fatto io, il professore Moschella, dottore Tripoli, dottoressa Di Lorenzo. E che vi confesso abbiamo avuto dei momenti di panico perché il tumore arrivava in profondità fino a 1 centimetro dalla colonna vertebrale. Il tumore non è stato possibile toglierlo in un unico pezzo, per fortuna si tratta di un tumore benigno, non maligno, cioè che non dà metastasi, quindi il tumore è stato diviso in pezzi, è stato asportato fino a radicalità. La ricostruzione, di cui si è occupata anche l'equipe fatta dal prevalentemente dottore Zabbia, dottore Pappalardo, sempre io, il professore Moschella, abbiamo fatto costruire una protesi in titanio per ricostruire appunto palato, arcata superiore e per fare supporto, questa con una tecnica molto sofisticata che si chiama CAD-CAM. Ci hanno aiutato gli ingegneri di Bologna a fare questo tipo di struttura in titanio e dopodiché noi abbiamo preso un lembo che si chiama lembo chimerico dalla coscia, costituito da un'isola di cute e dal muscolo per rivestire queste strutture. È un intervento davvero straordinario e che ha visto veramente la collaborazione tra diverse unità che hanno dato il meglio di se stesse per poter realizzare questo risultato. E io credo che ci siano tre parole chiave in quello che è successo in questi giorni. La prima è sicuramente accoglienza, che è un valore che oggi viene un po' discusso, no? E invece diciamo il fatto che ci si sia impegnati per questa donna che viene da questa tribù pigmea del Congo e veramente dimostra quanto importante sia questo senso di inclusione, di fratellanza, di umanità, di accoglienza. Il secondo è quello della competenza e della eccellenza. Oggi parliamo dei risultati di un intervento che è stato fatto grazie veramente a questa straordinaria competenza che dimostrano questi gruppi. Troppo spesso la competenza viene messa in discussione, troppo spesso anche la laurea stessa viene messa in discussione. Qui invece si dimostra come sia fondamentale studiare, perfezionarsi ed essere eccellenti. E il terzo appunto è questo valore della multidisciplinarietà. Il mondo di oggi è straordinariamente complesso. Interventi di questa difficoltà si possono fare solo se diversi gruppi lavorano insieme e realizzano questi risultati.